Ciao a tutti. Uno dei problemi principali quando si fa pirografia è trovare il legno adatto. Se si vuole un legno un po' speciale, come in questo caso, non è semplice da trovare. Io sono andata in una segheria e sono stata abbastanza fortunata. Ho trovato quest'asse con la corteccia ancora attaccata, è un asse di tiglio, però come si vede c'è del muschio secco attaccato alla corteccia. Se lo strappo rischio di rovinarla e di strappare via anche pezzettini di corteccia di legno. Quindi come fare per togliere questi rimasugli filosi che sicuramente non stanno bene e vanno tolti in qualche modo? E allora ci siamo inventati una cosa nuova. Ora vedrete. Ecco come fare per togliere il muschio secco attaccato alla corteccia, semplicemente con il fuoco. Bruciamo i filamenti con un accendino, vengono via perfettamente, come si può vedere non si rischia nemmeno di bruciare la corteccia. Poi con una spazzola in metallo andiamo a togliere bene tutto. C'è ancora qualche punto da togliere. Ecco che così abbiamo sistemato la nostra corteccia. Continuate a seguirci per vedere come proseguiamo con il nostro lavoro di preparazione dell'asse di legno per la pirografia. Vi ringrazio per l'attenzione e visitate il nostro sito elettronicadidattica.com e iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto, Elettronica Didattica, per continuare a seguirci con i nostri prossimi video. Ciao a tutti, grazie, a presto!